darci la mia associazione un po' di anni fa a ridosso del referendum sulla riforma Berlusconi, produsse un manifesto molto semplice ma molto efficace. Era bianco, riportava tutti gli articoli della Costituzione e c'era sana, sana e robusta Costituzione. Allora, sana perché come dire, basava se stessa su dei principi importanti, dignità, diritti, fondamentalmente questo, dignità e diritti. Robusta perché intorno a questi, a questi messaggi ha costruito una, un'architettura solida che era in grado di garantire in modo equilibrato il rispetto e il riconoscimento di questi diritti. Dopo 70 anni la si vuole riformare. Io sinceramente questa, dicevo prima a tavola, io come dire, se mi chiamano conservatore dico sì, sono un conservatore. Quando Renzi dice da 30 anni la si vuole cambiare la Costituzione, dico ma chi la vuole cambiare da 30 anni questa Costituzione? È un percorso che è cominciato parecchio tempo fa, dagli anni 70, no? Non so se ricordate la governabilità, il decisionismo craxiano, no? E poi per via, ma chi voleva cambiare la Costituzione non è mai stato il popolo, non è mai state le forze democratiche, perché a noi va bene così, aggiustamenti per amor di Dio, ma la sostanza resta intatta. Questo è il primo punto. L'altro punto, io non voto una Costituzione dettata dalle agenzie di rating. Allora, nel 2013 JP Morgan dice le costituzioni del sud Europa non vanno bene, sono troppo garantiste, vanno cambiate. Parla anche di diritto di sciopero e tutto. Allora, il problema qual è? Troppo socialiste. Troppo socialiste, io infatti non, non sono parlato, ma non lo leggo perché devo impegnarmi troppo. Sì, sì, guarda, c'è la frase mostra una forte influenza delle idee socialiste, in ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti di sinistra dopo il fascismo. Ci sono esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti e delle regioni, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, diritto di protesta se i cambiamenti non sono avvenuti. E allora di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di spianare la strada al liberismo e stiamo parlando di un atto finale, perché questo processo è cominciato già parecchio tempo fa, questo processo è stato già innervato di tante azioni ultimamente, non so, voglio dire che il pareggio di bilancio in Costituzione è questa cosa qui, per non parlare dello Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18 eccetera eccetera. Quindi, al di là delle storture di questa legge, ieri abbiamo avuto un incontro in cui il relatore ci ha elencato, io mi sono informato ma non così, cioè, c'è da mettersi le mani nei capelli di quanto sia assurda anche dal punto di vista proprio della sua struttura questa legge, ma al di là di questo, quello di cui stiamo discutendo è questo, se ha ancora senso, se ha ancora diritto la difesa dei diritti, della dignità, e se questo sono il centro possibile, perché poi in realtà questa Costituzione non è stata applicata fino in fondo, oppure se dobbiamo spianare la strada al liberismo. Quindi la battaglia è tutta qui, sta a noi decidere. L'unica cosa che volevo dire è che qui siamo una platea di gente avvertita, penso che più o meno siamo d'accordo tutti, no? Sarebbe importante riuscire a parlare con tante persone semplici che non sanno, che non capiscono, che non riescono a orientarsi, spiegargli che quando si parla di cambiamento non si può parlare di cambiamento a prescindere, non c'è un cambiamento che va sempre bene, no? Diceva ieri Giampaolo, quelli che votano Trump intervistati dicono perché vogliamo il cambiamento, calma, se c'è cambiamento è cambiamento, quindi di per sé non è una parola. Quindi ripeto, io mi ritengo un conservatore e sono orgoglioso di esserlo. Grazie.